Sabato 17 dicembre 2016 si è tenuto a Cittanova il seminario riguardante il sistema di gestione dell'energia secondo lo standard ISO 50001. L'evento è stato promosso e organizzato dall'azienda cittanovese GSE Group SRL con il patrocinio della Banca di Credito Cooperativo di Cittanova e del Bureau Veritas. Discorso di rilievo sulle responsabilità salute e sicurezza nelle aziende è stato proposto dal responsabile commerciale Bureau Veritas, il dottor Domenico Fedele. L'argomento trattato è stato grandemente apprezzato dal pubblico presente, grazie anche all'intervento dei vari relatori. Particolare ed importantissimo è stato l'intervento del lead auditor del Bureau Veritas, Andrea Arminio, a cui abbiamo chiesto che cosa ne pensa di questo evento. Sicuramente è stata una giornata positiva per le imprese, in quanto abbiamo illustrato loro qual è tutto il contesto dell'efficientamento energetico, sia dalla partenza, dalla certificazione a quello che poi potranno ottenere, diciamo, utilizzando tutti i vari, quello che è previsto dalla normativa vigente per quanto riguarda l'efficientamento energetico all'interno della sia dell'impresa sia della pubblica anche amministrazione. Per cui i miei sicuramente sentimenti, le mie impressioni sono sicuramente positive. Il Bureau Veritas è l'ente di certificazione, l'ente terzo di certificazione che appunto è poi colui che dà la conformità alla norma, alla conformità alla norma a cui l'impresa si va a certificare. Opera anche nel campo navale, nel campo dell'industria, nel campo della certificazione del personale. Infatti qui all'interno del seminario si è anche parlato della figura del legge, l'esperto gestione dell'energia. L'esperto gestione dell'energia appunto è una figura qualificata dall'ente di certificazione, per cui Bureau Veritas è un ente, mi pregio di dire, anche il più importante al mondo, il più grosso al mondo per quanto riguarda tutto il campo delle certificazioni in generale. E una certificazione di qualità significa potersi spendere all'esterno in maniera globale a 360 gradi, cioè poter dimostrare come la GS Group, per esempio, perché oltre ad essere 50.000 è 9.001 e 11.352, come io gestisco all'interno l'efficientamento energetico e quindi come poi lo posso portare all'esterno portando il mio bagaglio culturale e la mia certificazione all'esterno. Non meno importante è stato l'intervento del dottor ingegnere Gabriele Rao, titolare e anche socio dell'azienda GSE Group SRL. Sono state belle 3 ore di lavoro intenso in cui abbiamo voluto informare e formare sia i cittadini che le imprese che anche la pubblica amministrazione. Le tematiche erano sicuramente di interesse attuale, ma soprattutto di interesse futuro. Ci aspettiamo che appunto si adottino sempre migliori sistemi per quanto riguarda appunto l'efficienza energetica. Ingegnere, quali sono le peculiarità dell'azienda GS Group? Cioè, perché un privato o un'azienda dovrebbe decidere di affidarsi a GS in confronto a un'altra normale azienda? La GS Group nasce come società di servizi energetici e quindi una Energy Service Company. In questo caso, essendo ESCO, possiamo effettuare degli interventi di efficientamento energetico investendo direttamente noi. Quindi la differenza rispetto alle altre aziende è appunto questa. Noi siamo una società certificata ISO 11352 e anche ISO 9001. L'investimento lo faremo noi e ciò che avrebbe il cliente finale, come abbiamo detto anche già nel seminario, sarebbe un ritorno del risparmio conseguito inoltre anche una manutenzione costante dell'impianto. Bene, sì, volevo fare un'altra domanda. Leggo qui sulla vostra brochure un pensiero di Henry Ford: le due cose più importanti non compaiono nel bilancio di un'impresa, la sua reputazione e i suoi uomini. Ci può spiegare questo pensiero aziendale?
Sì, perché la nostra politica non si basa sul guadagno dei soldi, quindi andare a vedere ricavare soltanto profitti, ma sulle persone che vivono, che devono avere determinati valori umani e soprattutto educhiamo tutto il personale ad agire, ad usare in modo corretto, in modo razionale l'energia che abbiamo a disposizione. La GSE Group SRL è quindi un'azienda in forte crescita, che punta sull'esperienza e la professionalità dei dipendenti. Nel gennaio 2016, nel giro di 12 mesi, siamo già all'interno dell'azienda 14 persone, tutti giovani. Io sono il più anziano, ho 34 anni, siamo tutti giovani rivolti verso una crescita appunto sostenibile per la salvaguardia del territorio. La mission aziendale è appunto quella, logicamente basata sulla sostenibilità energetica, soprattutto anche iniziare dal piccolo territorio in cui viviamo, Cittanova e la regione Calabria, piano piano ad allargarci, andare a fare sempre più ad applicare quello che noi facciamo qui territorialmente anche alle regioni nostre prossime e anche, perché no, anche in potenziale futuro anche nella comunità europea, a fare degli interventi. Grazie. Abbiamo assistito inoltre all'intervento del socio della GS Group, nonché direttore investimenti, Samuele Gullone. Infine è intervenuto anche il dottor Rocco Romeo, responsabile amministrativo della GSE Group SRL, nonché moderatore dell'evento. L'energy management all'interno delle aziende. L'obiettivo è stato quello di evidenziare il concetto di energia legato alla produttività aziendale, quindi come gestire al meglio l'energia, non soltanto quindi da un punto di vista di costo, ma anche da un punto di vista della produttività aziendale. L'abbiamo fatto insieme appunto all'azienda GS Group SRL di Cittanova ed insieme alla Bureau Veritas, azienda storica nel campo delle certificazione. Dopodiché abbiamo dato anche uno sguardo a quelle che sono le opportunità di investimento per le aziende oggi presente in Italia, sia da un punto di vista della finanza d'impresa, sia da un punto di vista del fiscale, quindi attraverso quelle che sono le detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia, sia per quanto riguarda le detrazioni fiscali per risparmio energetico, e facendo degli accenni ai concetti di superammortamento e iperammortamento. La GSE Group SRL è quindi una grande azienda che non offre solo opportunità dai punti di vista fiscali. Oltre a questa opportunità c'è l'opportunità del conto termico 2.0, che sono delle forme di incentivi che vengono concesse alle aziende, quindi privati o anche alla pubblica amministrazione, quindi hanno l'opportunità attraverso questo strumento di andare ad investire in strumenti di efficienza energetica. Attraverso questo conto termico c'è l'opportunità ad avere degli incentivi fino ad una somma di 5.000 euro in un'unica soluzione. Senza entrare nel dettaglio, questa può essere uno strumento facilmente fruibile per le aziende con cui possono raggiungere l'efficienza energetica. Il gran evento si è concluso poi con un aperitivo gentilmente offerto dalla GSE Group SRL di Cittanova.